c'è un'ordinanza in termini no, di... No, oggi parliamo soltanto di questo quartiere, di questa iniziativa e basta. Per il resto i giornali avranno spazio per parlare anche di altro. Oggi abbiamo dedicato una visita a questa piazza e di questa piazza parliamo. Grazie. Non si esprime sui problemi di sicurezza ed ordine pubblico il prefetto di Arezzo Clara Vaccaro durante la sua visita al mercato dei sapori del martedì in piazza Zucchi a Saione. Un progetto nato proprio per rispondere alle problematiche del quartiere troppo spesso teatro di degrado e fatti di cronaca. E dopo alcuni fatti incresciosi che tutti conoscono, tramite il colloquio con gli abitanti, i negozianti, chi vive nella zona, si è pensato di poter dare una possibilità di incontrarsi, di vedersi, di fare un punto nel quale ci si potesse conoscere, vedere, senza motivi di astio o di rivalse varie. In realtà i problemi sono principalmente nella zona di Via Piave e Campo di Marte. Di poche ore fa l'annuncio da parte del sindaco di Arezzo dell'imminente chiusura della galleria dove tossici e spacciatori ormai si ritrovano da tempo a tutte le ore del giorno e della notte. Un argomento che sembra quasi essere un tabù, eppure sono in molti a sostenere che basterebbe far rispettare le regole, il consumo di alcol per strada, per esempio, oggetto di un'altra ordinanza del sindaco. E intanto il comitato di Saione chiede soluzioni a lungo termine. Si parla di sicurezza, istituzioni e cittadinanza, si parla del Parco Pionta, si parla di un centro di ascolto per i residenti, si parla di prevenzione e viabilità, va bene? Si chiede di soluzioni a lungo termine che non semplicemente affrontano un problema alla superficie ma vanno ad affrontare le cause, si parla di tutela, si parla di responsabilizzare i cittadini a partecipare, a migliorare la qualità di vita del quartiere. Nasce da un momento dove ci si sente particolarmente soli nel quartiere, dove manca una connessione fra le persone, dove le persone si conoscono e soprattutto dove riescono a parlare e interagire con le istituzioni. Le emergenze di questo quartiere sono una quasi totale assente mancanza di comunicazione con le istituzioni, che piano piano si stanno riattivando questi canali, però ancora c'è molto lavoro da fare. C'è una situazione difficile di relazione tra i residenti, le persone, i passanti che sono qua e che creano scompiglio. C'è un evidente problema di decoro pubblico e tante altre problematiche che sono scritte nella petizione che potete trovare nel nostro sito www.ascoltandosaione.wordpress.com.